Eleonora Georgi, Confession Siocante, Nuda Sul Set, Hovato Scalpur. La mia vita è cambiata da quel film, la dichiarazione della nota attrice. Hari percorso l'etape della sua vita e della sua carriera, Eleonora Georgi Ceoghi fa la nonna et e pazza del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo Chiafaro, Ecclesia in Corfaia. Sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Nuovo TV, l'attrice ha raccontato sul suo esordio nel mondo dello spettacolo con il film Storia di una monaca di clausura. Il produttore Tonino Servi fid una mia foto in un'agenzia di modelle e mi fece chiamare per un profino. Dali la mia vita è cambiata. Senza peli sulla lingua ha raccontato che la pellicola fece molto parlare all'epoca. Mi ritrovai nuda sul set e il film fece scalpore. Senza quel film probabilmente la sua vita sarebbe stata diversa e oggi forse farebbe la restauratrice. Negli anni la passione per il cinema non si è spenta e oggi l'artista è pronta per una nuova sfida. Eleonora Georgi anticipa, ho scritto un film, voglio dirigerlo e interpretarlo. Non si ferma la nota attrice e regista C, dopo l'esperienza al Grande Fratello VIP ora è pronta per mettersi alla prova in un nuovo film. Ha raccontato infatti. Ho scritto un film sulla storia di amor tra una 63enne e un 25enne. Voglio dirigerlo e interpretarlo. Ha poi svelato che il tema è complesso, racconta una storia di amor folle che in genere si concede agli uomini e difficilmente alle donne. Si tratta di un amore vissuto con intelligenza, di una donna matura, ha proseguito. Nota regista Ahmed, e ora dicapo volgere gliscemi al cinema. È pronta alla rivoluzione Eleonora Georgi, Cenei Messi Scorsi e esbotata in diretta su Rai 1, e ha dichiarato sulle pagine della rivista su Citata. E ora dicapo volgere gliscemi visto che il cinema italiano alle don over 60 offre solo ruoli in cui al massimo possono stare in cucina a fare la parmigiana. Oggi è una nonna felice ama giocare con il nipote e passare il tempo con lui. Essere nonna regala le gioie della maternità senza le responsabilità che ne derivano però, ha raccontato. Ha ammesso poi di essere stata una mamma severa. Ho educato i miei figli all'autonomia e all'indipendenza. Ha dichiarato che il figlio maggiore a 20 anni le ha scritto una lettera di ringraziamento che la ha commossa, sottolineando che con il figlio Paolo e la compagna Clisia cerca di non intromettersi e li osserva amorevolmente portare avanti la loro famiglia.